Amici, un saluto a tutti e oggi andiamo avanti con un nuovo video. Ecco, già avete visto l'anteprima, eccola qui. Questa è una fontana che si richiama Fontana di Airone e naturalmente se furono fatte queste fontane, dei vantaggi c'erano. Ecco, allora l'applicazione pratica dei giorni nostri, quale potrebbe essere? Potrebbe essere quella di metterla, che ne so, nel nostro giardino, in un nostro terrazzo e naturalmente non è difficile, basta fare qualche prova e quindi ce la possiamo costruire. A pezzi, ecco, qui è lo schema molto ma molto semplice, perché questa è una fontana che non ha bisogno di elettricità e non ha bisogno nemmeno di consumare l'acqua. Basta mettersi con la santa pazienza, anche perché fra poco sarà primavera, e realizzare questa fontana. Adesso, dopo la sigla, parleremo del principio di funzionamento della fontana stessa. Benissimo. Dunque, detto questo, via con la sigla. Allora, eccoci qua. Faremo in modo tale da non complicarci la vita, cercheremo di essere più chiari e possibili senza usare parole strane, cioè facciamo un video proprio di quelli ruspanti, ruspanti, però qui c'è la tecnica. Allora, quindi abbiamo detto che questo sistema, questa fontana di Airone, ci permette di non consumare acqua e non ci occorre l'elettricità per mettere una pompetta per far girare l'acqua. Naturalmente è chiaro che dovete fare delle prove iniziali perché non è progettata. Questo è il principio di funzionamento, non è il progetto che ti dirà, perché poi questa può essere più grande, più piccola, più alta, più bassa, quindi non si può fare un progetto quotato, con tutte le quote, altezza, larghezza dei recipienti, non si possono fare queste cose, ma il principio di funzionamento lo sappiamo. Allora, qui questa è la vasca più grande, quella che poi se la faremo bella dipende sempre poi dalla fantasia di chi la realizza e ci possiamo mettere anche dei pesci, sì, anche dei pesci. Bene, allora qui faremo un contenitore di questo tipo, ecco. Possiamo usare il cemento e sabbia e va benissimo. Poi se si vuole usare delle resine, si può fare anche con le resine, che cioè sopra il cemento daremo la resina e quindi il cemento lo possiamo, perché costa di meno, lo possiamo naturalmente trovare da tutte le parti e quindi è la sabbia. E poi se occorre un'armatura di questo tipo, io vi consiglio, per esempio, questa c'è un'inclinazione così, dovete fare un recipiente, io vi consiglio di usare il plexiglass, sono quei fogli trasparenti, acrilici, che si trovano ai Brico Center, li troviamo da tutte le parti ormai. Una volta che avete fatto il progettino, vi potete
acquistare i pezzi e li potete unire insieme col silicone, perché il silicone è in grado di incollarli. Poi, se volete usare colle di altro tipo, è una vostra scelta, potete fare delle prove. Quindi, la prima cosa che va fatta è il contenitore. Naturalmente qui lo vediamo in sezione, ma questo è rotondo, ecco. Come questa potrebbe essere, questo è un contenitore di acqua, e questa potrebbe essere quadrata con una certa altezza, così vale per questo, per l'altra, insomma, questa qui. Questi sono dubbi, quelli potete usare quelli dell'acqua, perché non ci sono pressioni in gioco. Bisogna stare attenti a usare giusti, non troppo piccoli, non troppo grossi. Bene, vediamo come funziona. L'acqua che è stata versata su questo contenitore, naturalmente dipende da quanto è grosso il contenitore, avrà un peso. Ecco, il peso specifico dell'acqua è 1, quindi 1 litro di acqua pesa 1 chilogrammo. Allora, che cosa succede qui? Succede che sul fondo avremo fatto un foro e avremo messo un tubo che va a questo contenitore. Naturalmente è superfluo dire che questi devono essere attenuti. Ci vanno le fascette, naturalmente, no? Non è che deve fuoriuscire l'aria o acqua. Quindi l'acqua che ha un peso qui dentro, questo peso verrà trasferito qui sulla vaschetta in basso. Allora, a questo punto, che succede? Succede che qui dentro c'è aria, perché non è che abbiamo fatto il vuoto a questo contenitore qui. Quindi, essendoci l'aria qui dentro, che succede? Che quando l'aria viene compressa dal peso di questa acqua contenuta qui, qui si viene a creare una pressione. Si viene a creare una pressione. Cioè, la pressione aumenta e naturalmente questa pressione viene trasferita su l'altro contenitore. Ecco, qui abbiamo una pressione dovuta alla compressione dell'aria. Questo è un compressore, lo potete immaginare, perché ci avrà un peso e spingerà qui. Poi si innescherà piano piano il meccanismo, l'aria andrà sopra e arrivata a questo punto qui, va bucato solo qui, va messo un altro tubo. E l'aria spinge su questa parete e questa parete va a deviare la forza dove vedete il blu, insomma, dove c'è acqua, perché questa verrà riempita fino a una certa altezza dall'acqua. Detto questo, quest'acqua va in pressione e a seconda come è stata calcolata, la pressione spinge l'acqua qui dentro e avremo lo zampillo. Naturalmente lo zampillo cadrà dentro il raccoglitore rotondo e si innesca il ciclo. Si innesca il ciclo e una volta che si è innescato il ciclo, noi abbiamo lo zampillo gratis. Perché? Perché la corrente non ci occorre, la pompetta, quindi che avrebbe creato questo zampillo, non ci occorre nulla, ci occorre solo di costruirla e farla in questo modo. Questa naturalmente uno la fa più piccola, non è che
andiamo a fare un monumento, facciamo più piccola, perché i prototipi si fanno sempre più piccoli e vediamo il funzionamento. Sicuramente il funzionamento ci sarà e si tratterà di giostrare su questa spinta. Io purtroppo questa non l'ho provata. Il principio teorico dell'idraulico è corretto, quindi deve funzionare alla fine per forza. Poi, se volete essere anche più fantasiosi, magari se non dovete mettere i pesci qui dentro, potete colorare l'acqua, la fate blu, con dei colori che si vendono, che usano in bianchini, che si vede in ferramenta, si trovano, e potete fare il colore dell'acqua blu. Ecco, allora, quindi questa è la famosa fontana di Airone. Disegno tutto quanto, insomma, ha portato via un po' di tempo, ma l'ho fatto volentieri perché adesso è primavera e se qualcuno, magari chi ha dei ritagli di tempo o magari è in pensione, ci si diverte pure. Bene, detto questo, se vi è piaciuto, mettetemi un mi piace, iscrivetevi al mio canale, lo ripeto sempre, perché ci sono un sacco di cose, c'ho oltre 300 video, 400 circa, e quindi qualcosa di buono troverete sempre. Io naturalmente, come al solito, vi ringrazio per avermi ascoltato fin qui e ci vediamo al prossimo video. Amici, arrivederci.